Buongiorno. Allora, com'è andato quest'anno? È stato un anno felice? Un anno felice vuol dire che le cose belle hanno superato le cose brutte? O è stato un anno piuttosto brutto, cioè le cose brutte hanno superato le cose belle? In genere è così che funziona, è difficile che tutto vada bene, è difficile che tutto vada male. Quest'ultimo giorno vorrei riportarvi su un passo che leggo spesso, in Lamentazioni. E in Lamentazioni, Geremia, per Geremia tutto va male. Lui parla di una situazione sociale, di una situazione fisica sua, disastrose. Cioè Gerusalemme è stata distrutta completamente, non c'è più niente di bello, non c'è più niente per lui. E lui ha questo elenco di lamentele. Per esempio, io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone tutto il giorno. Egli mi ha saziato di amarezza, mi ha abbeverato di assenzio, mi ha spezzato i denti con la ghiaia di mi ha affondato nella cenere. Mi hai allontanato dalla pace. Io ho dimenticato il benessere. Spero che tu non abbia avuto un anno così. Ma può essere. Spero che tu non ti sia allontanato dalla pace. Ma può essere. Però dopo lui dice. Al versetto 18 dice: sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Questa è la tua situazione? Spero proprio di no, eh? Dice una cosa: ecco ciò che voglio richiamare alla mente, che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente. Non importa quanto le cose siano andate male quest'anno, tu ci sei ancora. E le cose possono cambiare per te. Se c'è Dio, qualcosa cambierà nella tua vita. L'ho visto troppe volte. Io so che Dio cambia le cose. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Sono ancora le sue compassioni e si rinnovano ogni mattina. Questo concetto, questa insistenza della mattina, raccogli la sua benedizione, raccogli la sua compassione la mattina, non andare al lavoro, non andare fuori senza aver fatto un attimo o 5 minuti, un'ora di preghiera e di comunione col Signore, le sue compassioni. Grande la tua fedeltà. Hai appena detto che non potevi aver fiducia nel Signore, ma adesso dici: grande è la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte, perciò io spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. Si sieda solitario, stia in silenzio quando il Signore glielo impone. Comincia a capire qualcosa, Geremia. Comincia a capire che tutto quello che è avvenuto non è fuori controllo del Signore. Che se il Signore sta agendo e non sta agendo secondo il suo volere, stia zitto, in silenzio e aspetta. Come te, aspetta, ma ogni giorno raccogli le sue compassioni, perché Lui è fedele. Lui è fedele, è stato fedele quest'anno. Tu dici, ma le cose sono andate male, ma Lui è stato fedele.
e lo sarà anche l'anno prossimo e lo sarà per tutta la tua vita. Con me, dici, Signore, grande è stata la tua fedeltà quest'anno e io so che le tue compassioni si rinnoveranno ogni giorno e che tu non mi abbandonerai mai, ma sarai sempre con me anche negli anni a venire. E Dio ti benedica.